Ma devi sempre far cadere tutto. E benvenuti in questo nuovo video e sul canale YouTube Van Education. Come ben sapete, il lavoro dietro le quinte è sempre maggiore del lavoro che in realtà vedete normalmente. Infatti oggi voglio portarvi un po' dietro le quinte di Van Education per farvi capire un po' meglio in cosa consiste anche il mio lavoro. Chi mi segue da tanto tempo, chi mi segue sui social, ha visto un po' il cambiamento che ho fatto nel tempo. Io prima lavoravo a scuola e mi sono appassionata ovviamente tantissimo ad un tipo di didattica che è un po' inusuale, un po' diverso dal solito. Non che sia una cosa che altri insegnanti non facciano, ma il fatto di creare e di presentare una didattica di tipo creativo e anche di tipo inclusivo, un po' alternativo, che utilizzi l'arte o che utilizzi altre materie in maniera trasversale, che utilizzi tanto materiale, che non siano le classiche fotocopie in bianco e nero, è qualcosa che comunque non è una cosa nuovissima, ma non è proprio da tutti. Quindi è una cosa che ha iniziato a instillarsi in me e ho voluto approfondire e scoprire di più questo mondo, tant'è che sono diventata io stessa, oltre che promotrice, mettendo insieme anche tutte le mie varie esperienze, quindi dalla pedagogia attiva, quindi l'attivismo pedagogico, ad un tipo di insegnamento che utilizza appunto tanto materiale e che sia molto creativo e molto dinamico, molto interattivo, dove il bambino è protagonista e attivo e non è soltanto uno spettatore passivo. Detto questo, ho iniziato appunto io stessa a creare anche del materiale. Del materiale che man mano sto inserendo sul sito di vaneducation.me, ma anche altro materiale che ovviamente si trova nei siti amici, come li chiamo io. Sono dei siti che offrono ovviamente anche del materiale. È chiaro che dal mio punto di vista il materiale va sempre personalizzato, e questo è il motivo per cui io ne creo di mio, ma ce ne sono alcuni che sono assolutamente fattibili e adattabili anche a tutti quanti. Adesso qui c'è una vasta gamma di materiale, volevo mostrarvi un po' quello che magari trovo in giro, che trovo sia sui manuali o che trovo sul web, quelli che creo io, e poi, visto che ho moltissimo lavoro oggi da smaltire e molto lavoro da preparare, da classificare, da tagliare, insomma è un bel mix di lavoro, volevo un po' mostrarvi il dietro le quinte, quindi che cosa faccio solitamente per preparare il materiale ai miei bambini. Quindi iniziamo, vi mostro una carrellata di cose, alcune già le conoscete, alcune le vedete su Instagram, alcune invece sono completamente nuove, e poi insieme creiamo un po' di materiale, così vedete che cosa combino dietro le quinte. Questa è solo una parte ovviamente, perché poi ci sono tutte le lezioni che preparo al computer, ci sono tutta una serie di cose. E come dicevo, ho lasciato l'ambiente tradizionale che è quello scolastico per fondare Van Education. E cosa faccio fondamentalmente? Anche in un'intervista, anzi in due interviste, ne ho parlato un po' più approfonditamente, però semplificando, mi occupo sia di didattica creativa inclusiva sia per bambini homeschooler, quindi che fanno la scuola parentale, sia per bambini con disabilità, perché io faccio anche la terapista comportamentale, faccio anche delle terapie domiciliari educativo-didattico comportamentali, anche lavoro con bambini DSA, quindi con bambini con diverse problematiche dell'apprendimento, legate all'apprendimento, e lavoro anche con gli studenti più grandi, e faccio anche laboratori, che questi sono creati da me, quindi sono pensati, ideati, creati da me sulla base delle mie competenze, della mia professione, e sono generalmente laboratori che combinano una parte di arte e di creatività a una parte di didattica. Quindi c'è ad esempio, ci sono anche laboratori di inglese che sono molto dinamici, non è il classico inglese fatto a scuola con il libro, ma è proprio un vero e proprio laboratorio, dove si introducono anche parti di teatro, di gioco, di animazione, appunto di creatività, di arte,
E poi ci sono vari laboratori, da laboratorio sul metodo di studio al laboratorio sulle abilità di lettura e di comprensione. Ci sono insomma tante tante cose, però questa è la parte diciamo un po' più divertente, più creativa, che piace molto a me, ma anche ovviamente ai bambini. E prepararla richiede sicuramente tanto impegno, però poi la cosa bella è magari avere questi bellissimi raccoglitori e al cui interno ci sono tantissime attività da scegliere, da proporre, insomma è bello così. Va bene, iniziamo subito che vi mostro un po' di cose. Allora, accendiamo la nostra plastificatrice, ci vorrà qualche secondo, anzi qualche minuto, prima che si riscaldi, e poi me lo indicherà la lucina verde. Nel frattempo, questi qua sono i pallini di velcro. Nel frattempo dobbiamo ovviamente inserire i fogli all'interno del cioè i fogli di carta all'interno del foglio da plastificare. Allora, io ho scelto di plastificare gli ambienti della casa. Questo è un lavoro di Insegnami a Giocare, quindi c'è cucina, salotto in questo caso, garage, camera, lavanderia e bagno, camera del bambino e studio, e poi ci sono tutti i disegni, le immagini, da ritagliare, classificare, ritagliare e inserire. Iniziamo. Ok, questo è il risultato, perfettamente incollato. Io consiglio sempre di passarlo una seconda volta, che così si presta ancora di più. E il gioco è fatto. Avete visto, era soltanto una piccola parte di tutto il materiale che viene sempre preparato, e spero tanto che vi sia piaciuto. Insomma, come vi ho detto, alcune cose le potete trovare sul sito vaneducation.me, altre cose poi le trovo comunque sul web, si trovano tante cose. E io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, a scrivere un commento, a farmi sapere se vi è piaciuto tutto. Ci vediamo anche su Instagram e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.